Buongiorno a tutti e benvenuti a G regionale e meteo regionale dell'Eurovision Test R2 Step Radio. Il telegiornale cambia nome, ormai è diventato regionale TG, non più telegiornale regionale, ma regionale TG di Eurovision Test R2 Step Radio per motivi di controllo, copyright, eccetera. Intanto vi ho come al solito nel nostro telegiornale le notizie di ieri sera, di oggi, soprattutto anche del meteo con le previsioni di domani, dopodomani e inizio delle prossimi altri 2 giorni del dopodomani. Ma prima andiamo a vedere la prima notizia appena arrivata in redazione: da fuoco a un distributore di benzina e rischia di fare una strage. Denunciato Pordenone, un cinquantenne, aveva inserito il denaro nella colonnina dell'erogatore automatico e versato a terra il carburante, dandogli fuoco. Per fortuna le fiamme si sono esaurite. Voleva vendicarsi per un mancato rifornimento avvenuto nei giorni precedenti. Autovie pronte a gestire la Udine Tarvisio se Roma dovesse toglierla ad autostrade. Mozione di consiglio regionale. Via le onorificenze a Tito. Trieste, appello del governo per modificare la legge nazionale. Iniziativa per i crimini perpetrati contro le popolazioni italiane di Istria, Venezia Giulia e Dalmazia durante il periodo del maresciallo alla guida della Jugoslavia. Primo firmatario l'assessore Roberti. Altre notizie del farsi videogiochi FIFA. Arrestato pirata informatico, alpinista precipita dopo essere stato colpito da una scarica di sassi. Andiamo a vedere altre notizie della nostra redazione. Nel Pordenonese, altro caso di febbre del Nilo, per tosse ricoverati 2 neonati. Esito positivo nell'esame su un uomo di Fontana Fredda. Previsti nuovi test. Per bambini più esposti al ritorno della malattia, i vaccini sono fondamentali. Il richiedente asilo arrestato per stalking, un'italiana conosciuta per struttura ospitante e con cui aveva avuto una relazione, lo ha denunciato dopo l'aggressione. A Udine Basket provinciale in lutto è morto Ennio Bon. È stato oltre 40 anni a capo del comitato della Federbasket di Udine, in cui ora era presidente onorario. Scoperto un giro di prostituzione dalla Thailandia in Italia, 7 misure cautelari, Pordenone, operazione della polizia, sequestrate 4 case di appartamento tra il capoluogo della destra Tagliamento, Udine e Trieste. Renzi Junior ce la fa, il suo futuro sarà l'Udinese. Il figlio dell'ex premier ha superato il periodo di prova con la formazione primavera del club bianconero. Nel briefing di Pradè, Trevisan e Sassarini, l'ufficializzazione del tesseramento. Notizie del tempo libero degli eventi per la prologa: un tuffo nella storia da Montegliano a Cividale. Infatti nel prossimo weekend ci sarà il famoso bellissimo festa dell'Appallo di San Donato, un'intera città, palcoscenico un'epoca. Proprio saranno i giorni 24, 25, 26 agosto 2018 di quest'anno. Arriviamo dall'estero per forseggiare i turisti. 3 finiscono in carcere. 2 donne e un uomo mascherati dai carabinieri fra le bancarelle del mercato. Il caso che ha fatto discutere molto, non solo in Italia, anche in regione, ma anche in tutto il mondo, molesta un 17enne, poi lo risarcisce con 380.000 dollari, bufera su Asia Argento. New York, l'attrice e regista accusò di stupro Hailee Weinstein. A chiedere da anni un giovane attore che lavorava con lei. A Udine, ladri seriali in cella, erano stati bloccati 3 volte in 6 giorni. Il tribunale ha aggravato la situazione cautelare emessa nei loro confronti dopo che hanno
disatteso i rispettivi fogli di via dalla città. Ex alloggi militari in preda al degrado, gli residenti temono che possano crollare da un momento all'altro. A Cividale l'allarme lanciato da un cittadino su Facebook. Abbiamo paura, dicono. Il deputato Novelli scrive al Demanio sollecitando verifiche. Sorpreso a vendere droga, arrestato 18enne a Lignano. Una famiglia su 10 in regione vive minacciata da frane o alluvioni. Disastro idrogeologico in Friuli Giulia, si conferma una delle aree italiane più fragili. Problemi in metà dei comuni. A Arta Terme è morto l'ex sindaco Gianni Cardel, albergatore già presidente della Arta Calcio, fu cofondatore di Carnia Welcome, aveva 79 anni. Vediamo se ci sono altre notizie dell'ultima ora. Non ce ne sono, allora andiamo a vedere il meteo. Di come consuetudine è immancabile, meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Beh, non è difficile chiedersi perché ho messo il tuono, perché sicuramente nei prossimi giorni delle tendenze ci sarà brutto tempo nella nostra regione, ma intanto andiamo a vedere la generazione generale. Nell'anticiclone di origine tropicale rimarrà ancora disteso sull'Europa meridionale per alcuni giorni, ma nei bassi strati lentamente si accumulerà maggiore umidità. Sabato probabilmente arriverà un fronte atlantico. Andiamo a vedere il tempo per domani, mercoledì 22 agosto. Per ora è costa, cielo sereno, poco nuvoloso e ancora caldo, specie al pomeriggio in pianura, più afoso di notte sulla costa. Sulla zona montana sereno al mattino. Poco nuvoloso o localmente variabile di pomeriggio. Sarà possibile qualche isola di rovescio temporale nei monti. Sulla costa sopra il lieve borrino di notte e al mattino. In giornata venti a regime di brezza. Le temperature in pianura, le minime saranno da 19 a 22 gradi, massime da 33 a 36 gradi. In costa le minime da 24 a 26 gradi, le massime da 30 a 32 gradi. In 1000 metri 22 gradi, in 2000 metri 14 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per dopo domani, giovedì 23 agosto. Su pianura e costa cielo non sereno o poco nuvoloso, con caldo un po' più afoso dei giorni precedenti. Anche di notte sulla costa, sulla zona montana sereno al mattino, poco nuvoloso o localmente variabile di pomeriggio, con possibili locali temporali. Non è del tutto escluso che qualche temporale possa interessare marginalmente anche in pianura e costa. Venti a regime di brezza. Le temperature in pianura saranno minime da 19 a 22 gradi, massime da 32 a 35 gradi. In costa minime da 24 a 26 gradi, massime da 30 a 32 gradi. In 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 14 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per le tendenze del dopodomani. Cioè, la tendenza per venerdì 24 agosto. C'è in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, maggiore però la variabilità sulla zona montana. Saranno probabili temporali sparsi, specie sui monti nel pomeriggio sera. Le temperature inizieranno un po' a diminuire, ma l'atmosfera sarà piuttosto afosa. Localmente i temporali potrebbero essere anche forti. Per causa del tempo brutto e dell'aria calda, quindi c'era uno scontro tra aria calda e aria fredda. Le temperature in pianura saranno minime da 20 a 24 gradi, le massime da 30 a 34 gradi, in costa minime da 24 a 26 gradi, massime da 29 a 32 gradi, in 1000 metri 20 gradi, 2 metri 13 gradi la media. E infatti la tendenza per sabato 25 agosto si presumerà una nuvolosità variabile, con temporali dispersi su tutte le zone, localmente forti e con piogge anche abbondanti. Sarà più fresco. Le temperature in pianura saranno minime da 18 a 21 gradi, le massime 27 a 30 gradi. In costa minime da 23 a 26 gradi, massime 27 a 30 gradi. Non si sa se le temperature ci abbasseranno ancora notevolmente, ma
Vedremo nei prossimi aggiornamenti delle prossime telegiornali regionali della nostra regione, del regionale TG del Friuli Venezia Giulia. Vedremo che cosa succederà. Per adesso le tendenze si presumono brutto tempo nella nostra regione nel venerdì e sabato prossimo, e quindi vedremo che cosa succederà. Noi controlliamo sempre le previsioni, ma sicuramente da 33 gradi si abbasserà notevolmente la temperatura e anche e soprattutto le minime e le massime. Quindi vedremo e stiamo attenti anche a questo crollo della temperatura che ci può fregare da un momento all'altro. Vabbè, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo al prossimo Regionale TG del Primo Netta Giulia. Da Adol Gerdeste, R1 e Staff Radio. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ciao a tutti e buona giornata a tutti voi.